grazie per essere presenti anche questa sera. E il festival, come ho detto ieri, compie 18 anni, è diventato maggiorenne. E siamo cresciuti in questa location bellissima che è del Monacato di Villa Ochelia, in questa cisterna romana, giusto sindaco, no? Che faceva parte della Villa Romana, poi collegata anche storicamente a Monte Cassino, giusto Benedetto? Saluto l'amico Benedetto Vecchio che queste cose le conosce bene, salve Massimiliano. E voglio ringraziare subito tutti quanti voi, perché essendo un evento culturale ha bisogno di persone come voi che partecipano e che hanno a cuore quella che è l'idea della musica e che ci danno coraggio e motivazione a spingere forte su eventi del genere. È anche vero che dopo 18 anni ho il dovere di ringraziare l'amministrazione comunale perché ha contribuito facendo sì che si potesse realizzare il festival. Quindi voglio ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale di Castrocelo per averci aiutato, quindi grazie al sindaco Gianni Fantaccione per aver aiutato da sempre la realizzazione del festival, perché tutto ciò è nato grazie a lui, prima da amico, poi presidente della Proloco, e qui abbiamo mosso i primi passi, sindaco, no? E poi è nata l'Eco Orchestra, che è qui ben presente, che conosciamo, che è nata grazie al Festival della Chitarra. L'evento è organizzato da tutti quanti noi ragazzi dell'Eco Orchestra e siamo contenti che in questa edizione, grazie all'amministrazione comunale e alla TCL, abbiamo realizzato la 18ª edizione. E questa sera abbiamo la fortuna e il piacere di avere un artista locale che tanto bene sta dando lustro al nostro territorio. E parlo di Peter Cornacchia, che già farei un fortissimo applauso, perché non lo dico perché solo per chiacchiere, perché ci ha dato questa opportunità. Per noi è un piacere enorme, Peter, soprattutto per godere della tua musica, ma della tua, io questa cosa la ripeto spesso, ma della tua umiltà, che è un qualcosa di importante, no, da passare ai ragazzi e a noi, che è iniziato dando praticamente al territorio tanta importanza, tanto lustro, e noi qui in quello che possiamo darti il piacere, insomma, di stare con noi e di godere della tua musica mi sembra più che fondamentale. Quindi ti chiediamo scusa del ritardo, che solo dopo 18 anni insomma sei stato invitato, però noi tenerti qua per noi è fondamentale, quindi grazie davvero di cuore a Peter, e poi presenteremo come si deve e in modo digitale, quindi cercherò praticamente di fare i ringraziamenti dovuti anche agli sponsor, che sono Gamma SRL, la Banca Popolare del Cassinate, Musica al Centro, che ha anche contribuito a dare quella che è la strumentazione, il Beneficio Eureka, che garantisce un punto di beverage per fuori chi è, insomma, avesse bisogno, senza esagerare ovviamente ragazzi, insomma, c'è la possibilità di bere, c'è anche l'acqua volendo, non per forza la birra. Poi voglio ringraziare anche Celeste, la gioielleria Pietro Antuono, le Addea Cosmesi, e voglio ringraziare davvero tantissimo di cuore Pina Di Vito, la Mimosa, che ha realizzato questa bellissima cornice a cui farei un fortissimo applauso. I ringraziamenti sono tanti da fare, però sono giusti. Voglio ringraziare Don Natalino, la parrocchia, perché ha contribuito con le sedie, che ogni anno gli scrocchiamo, Don Natalino, grazie a Dio ti scrocchiamo le sedie, che è una meraviglia, per poter utilizzare con i ragazzi dell'Eco Orchestra. E voglio fare un ringraziamento speciale anche alla mia famiglia, che insomma durante questi giorni mi ha visto latitante con mio figlio. E volevo ringraziare anche mia madre, mio padre,
grazie, perché insomma hanno contribuito. Peter, ho usato la petta di papà, che c'ha praticamente più gelosa di mia madre, per fare avanti e dietro, no, scarrozzare, portare sé, è stato meraviglioso. E poi volevo ringraziare la Prologo di Castroceno, che ha messo la manovalanza, perché ragazzi, se noi siamo qui sopra, è perché c'è gente che lavora fisicamente e ha montato il palco, e questa cosa io non la dimenticherò mai. E quindi voglio ringraziare Davide Testa e il presidente della Prologo, nonché mio compare e amico da sempre, Giovanni Papale, che a cui farei un grandissimo applauso. Eccolo Davide. E a questo punto noi inizieremo la serata con l'intervento e il concerto di Peter Cornacchia, che ci farà godere della sua musica, un concerto per chitarra sola. E a fine serata avremo il privilegio, con i ragazzi dell'orchestra, di suonare dei brani con lui, e di ciò io già lo ringrazio, perché non è scontato. Però a distanza siamo riusciti a comunicare e a realizzare poi quello che sentirete. E dicevo di Peter, che è figlio del nostro territorio. Lui vive, appunto, come ho detto prima, tra il confine tra Sant'Elia e Cassino. Adesso vive a Milano, ma il cuore sta qui, Peter. E lui ha realizzato con i suoi studi, con i suoi sacrifici, con le sue passioni, ragazzi, ad arrivare a suonare e ad essere chitarrista, compositore, arrangiatore del grandissimo Marco Mengoni, a cui io farei un fortissimo applauso. Lui l'abbiamo visto sempre, l'abbiamo visto negli stadi, l'abbiamo visto, adesso lo vedremo a San Siro nel 2025, e non solo, l'abbiamo visto a Sanremo, che ha realizzato un medley meraviglioso, Peter, quindi complimentissimi. E adesso stasera lo avremo qui, e vi auguro, insomma, di godere di questo concerto, e accoglierei con un fortissimo applauso Peter Cornacchia. Buonasera a tutti, parlo veramente pochissimo. Intanto grazie per la fiducia, perché insomma essere di fronte a un pubblico così, in un posto così, e suonare la chitarra senza poter cantare, senza potersi girare verso qualche collega, qualche amico musicista, è al tempo stesso un onore, ma anche un impegno, ok? E io sono molto severo con me stesso, però stasera vi faccio sentire tutto quello che ho da dire, che non posso dire quando faccio tutti i miei concerti al servizio di artisti. A me sta a cuore particolarmente la mia terra, ovviamente, sono cresciuto qua. Se non avessi iniziato a suonare nelle sale prove, nei bar gratis, e se non avessi frequentato musicisti modello, probabilmente adesso non farei il musicista. E quando ero più piccolo andavo a sentire i miei eroi, che erano i vari chitarristi della zona, o musicisti in generale, a cui vorrei dedicare tutto questo concerto, perché sono stati la fonte di ispirazione, il modello a cui rifarmi, è anche un modello positivo, ok? Nascere in provincia è bello, perché ci sentiamo coccolati, e nascere in questa provincia e crescerci ci dà sensazioni contrastanti che faccio fatica a condividere con chi non è di qui. E quindi vorrei ringraziare anche Benedetto qua davanti, che ha narrato, e magari tu non lo sai, però io venivo ai concerti degli MBL, e poi quando devo andare fuori e far capire come si parla nella mia terra, quali sono i suoni, quali sono gli odori, io prendo un disco di MBL. E quindi grazie, perché almeno ho qualcosa da dire e qualcosa da mostrare riguardo il mondo in cui sono nato, questo microcosmo meraviglioso.
Vivendo lontano da qui ho potuto apprezzare i rapporti umani che ho costruito e anche il tipo di musicalità che ho sviluppato, che non è niente di incredibile, però è sincera. Cioè la roba più vera possibile che vi posso offrire è quello che vi faccio sentire stasera. Non è mediato da alcun interesse di guadagno, ovviamente, perché è musica che suono come fosse un flusso di coscienza. Quindi sentirete anche delle cose che tipo, magari, dice, ma che sta a fare? Probabilmente è così, sto cercando qualcosa di istantaneo da comunicarvi. Thank you.
Adesso allora Peter, voglio insomma che questa cosa insieme e te ne ringraziamo, e però abbiamo un pensiero per te, cioè, a nome di tutti i ragazzi dell'orchestra, perché noi ci vedi con la maglietta e abbiamo tenuto a fare una maglietta anche per te con il logo del Festival Internazionale della Chitarra e con dietro Peter, lo so che non dimentichi il nome, però dico così personalizzata, certo, tenevamo tanto a farti questo pensiero, questo regalo, perché tu ci hai regalato un concerto molto bello e è vero quello che hai detto, l'ho sentito sincero, lo sai Peter, cioè molto veritiero, e ho visto il pubblico molto attento, e difficilmente in 18 anni sindaco è successo, quindi veramente grazie di cuore Peter di quello che ci hai regalato stasera, grazie tante. E adesso abbiamo l'opportunità di suonare insieme a Peter due brani di, insomma, che hai avuto modo di e tuttora di suonare con Marco Mengoni. Uno non lo diciamo perché ovviamente si riconoscerà, speriamo, insomma. E poi l'altro invece me l'hai suggerito, no? Dicendo oggi, guarda, quando ci siamo sentiti ho pensato di fare questo brano, Casa Azul. E manco a farlo apposta, Peter, sabato scorso Casa Azul sarebbe la casa e adesso museo di Frida Kahlo, e manco a farlo apposta sabato scorso sarebbe stato il suo compleanno, no? Sì, e quindi ritrovarci con questa figura poi ieri collegata con la figura femminile, il concerto spettacolo che ha fatto Valentina Ferraiuolo, è stata una connessione, mi piaceva sottolinearla.
E dentro questo pezzo non solo c'è tanta composizione, tante chitarre, tutto il messaggio praticamente di Frida Kahlo, no? C'è a un certo punto anche la collaborazione con un mito della musica italiana che è Adriano Celentano. Facciamogli un applauso a questa figura, anche lui. E ti devo confessare una cosa, io non lo conoscevo, no? Conoscevo il CD, non conoscevo questo brano. E tanti ragazzi, lo stesso Patino Samuele, tanti altri, nel momento in cui l'abbiamo sentito, no ragazzi, mi hanno confessato, Angelo, l'abbiamo messo dentro in macchina proprio al loop tutti i giorni che lo sentavamo. E quindi, e noi l'abbiamo riarrangiato, Peter, sperando che insomma ti sia piaciuto, pensandolo un po' con quello che ci sono delle citazioni dentro, no? Di quello, di brani che anche noi già facciamo in repertorio. Thank you.
Allora, sindaco Gianni, come promesso non ti abbiamo fatto perdere insomma, il nostro tempo morto, e a te la parola per la chiusura di questa serata. Buonasera a tutti, io chiamerei anche Benedetto, perché comunque credo che sia doveroso, no? Doveroso perché comunque lui lo ha citato, e anche perché credo, insomma, non credo, è stata un po' la fonte di ispirazione per tanti giovani musicisti del territorio, e quindi anche Peter, insomma, ha subito in qualche modo le sue... Esatto, quindi, insomma, grazie Benedetto, saluto anche Donna Danilo, buonasera a tutti, benvenuti a Castrocelo, benvenuti qui nella dimora storica del monacato di Villa Eucheria. Da pochi giorni, l'ho detto anche ieri sera, lo ripeto, insomma, da pochi giorni è riconosciuta e accreditata dalla Regione Lazio. Io brevemente dico solo questo, questa sera, insomma, che per 18 anni ho detto un po' sempre la stessa cosa, però stasera vorrei dire qualcosa di diverso, e credo che sia, diciamo, un concetto giusto oggi, insomma, che in qualche modo si è attuato, cioè nel senso... Nei comuni oggi le preoccupazioni più importanti, quelle quotidiane, anche quella della visione, quella di fare le strade, di fare i servizi, la pubblica illuminazione, insomma di far camminare un paese. Però ecco, credo che insieme alle strade, insieme alla pubblica illuminazione, ai servizi, sia necessario anche far camminare, far crescere e seguire queste realtà, cioè la cultura, la musica, l'archeologia, i beni culturali, sono un patrimonio adesso indispensabile per un comune, e quindi bisogna tutelarli. E quindi quello che noi abbiamo fatto in questi 18 anni, Angelo, è quello di creare una strada, non una strada asfaltata, ma una strada diversa, la strada virtuale, la strada della musica e la strada della cultura. È questo che anche oggi noi sindaci, noi amministratori siamo chiamati a fare, e quindi a Castrocelo ci stiamo riuscendo anche grazie ad Angelo, alla Eco Orchestra, insomma, e ai tanti musicisti che sono oggi, diciamo, fanno parte del patrimonio del nostro territorio. Quindi, e anche Peter fa parte del patrimonio del territorio, che Sant'Elia Fiume Rapido è un paese qui vicino, quindi insomma questo rafforza un po' quello che sto dicendo. Quindi grazie di nuovo, e quindi continuiamo insieme a percorrere questa lunga strada che ci porterà lontano. Quindi grazie a voi e benedetto. Quando mi vedo penso sempre, insomma, ai tuoi mitici concerti fatti, e proprio lui mi diceva questa sera, venuto insieme, io non l'ho invitato, è venuto da solo. Quindi anche in qualche modo a riconoscere la qualità del festival. Mi diceva che lui ha iniziato proprio qui le sue prime esperienze musicali, diceva, di alcuni personaggi con gli MPL. Quindi anche lui è un patrimonio non solo di Castrocelo ma del territorio. A casa di Rolando Gargano, che eravamo amici, da a cui farei un applauso. Grande appassionato della musica popolare dai tempi che frequentavamo la scuola a Cassino, forse 45 anni, un po' di anni fa, insomma. E quindi si suonava dentro la villa, si faceva, poi ci siamo ritrovati qui a Castrocelo, sempre con questa fissa di far emergere questo territorio attraverso la musica popolare, perché la musica è la cura dell'anima, quello che stavamo prima dicendo con Peter. La musica non cura solamente chi suona, ma cura pure chi l'ascolta. Quindi ecco perché è una medicina importante da curare e da far emergere. Le scuole di musica, cioè chiunque si avvicina al mondo della musica ne trae benefici, comprese l'amministrazione comunale. Soprattutto per allontanare i ragazzi dalla strada, delle cose brutte che girano, purtroppo il mondo, non solo il mondo occidentale, il mondo in genere si è guastato negli ultimi 50 anni, direi.
Quindi penso che il percorso della musica e della cultura in genere è un percorso giusto per dare un input alla società, credo. Grazie.